Sono Giuditta Bellosi, sono un'attivista e una data analyst all'interno dell'associazione Period Think Tank. E la mia associazione si occupa di portare i dati nel femminismo e il femminismo nei dati e fa parte della community del Governo Aperto Italiano. Alla Open Gov Week abbiamo portato il nostro progetto Equitas, che è un progetto europeo triennale di cui noi facciamo parte come associazione della società civile, insieme a altre associazioni, università ed enti di ricerca pubblici e privati. Lo scopo di questo progetto è quello di andare a creare un framework di sviluppo per sviluppatori in realtà e anche per figure non tecniche che permetta di andare ad identificare e poi fornisca metodi di mitigazione e di risoluzione bias e discriminazione di genere e multiple che possono essere presenti all'interno di modelli che utilizzino algoritmi di intelligenza artificiale. Per noi è molto importante portare avanti questo progetto, lo troviamo molto in linea con gli ideali del governo aperto, in quanto riteniamo che l'intelligenza artificiale sia un potentissimo strumento che però, se non correttamente monitorato, possa andare ad esacerbare discriminazioni già in atto. E quindi noi chiediamo trasparenza sia nei dati che vengono utilizzati, sia nell'allenamento dei modelli, ma anche in come vengono poi dopo applicati i risultati ottenuti da questi algoritmi, affinché ci sia tutela e consapevolezza sia da parte delle istituzioni che da parte anche dei cittadini e degli utenti poi finali di questi algoritmi.